All'alba dello scorso mercoledì il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato il piano strutturale della città, malgrado l'ostruzionismo forte dell'opposizione. Una decisione rilevante perché influirà sul quotidiano di molte persone. Ed è anche la prima volta in cui un comune capoluogo della Toscana approva uno strumento urbanistico secondo i canoni della legge regionale del 2014 che tutela il paesaggio. E non è un caso, un suo cardine infatti è il consumo zero del territorio, lo dicono le cifre del piano. Alto tasso di recupero edilizio, basso tasso del nuovo abitativo che comunque deve restituire in analogo spazio verde, infrastrutture che legano le periferie al centro della città. Ma più che le vecchie periferie, il piano sembra puntare ad una costellazione di quartieri rivisitati ed autosufficienti che interagiscono con la preziosa città murata al suo centro. Due sensi di una modernità, insomma, espansa sul territorio e capace di rendere vitale la propria memoria storica. E forse questo è il coraggio della bellezza di cui ha parlato l'assessore all'urbanistica, Serena Mammini.